Akamadu Show e primi tre punti in campionato per il Chieti, che brinda nel migliore dei modi il ritorno in quarta serie. Male il Nereto, che non è riuscito nell'arco dei 90 minuti a impensierire l'estremo ospite Fusco. Alessandro Lucarelli opta per il 3-5-2 con Del Greco e Pietrantonio come quinti. Verna è il metronomo di centrocampo in avanti, spazio alla coppia Fabrizi Akamadu. Stefano Senigalliesi si affida al 4-2-3-1 con l'esperto Salvatore a guidare la difesa. Bottalico e Cipriani a centrocampo. Esordio stagionale per Ristovski, che agisce da rifinitore alle spalle di Pedalino. Fischia Petrov di Roma 1, gara che inizialmente stenta a decollare, ma è una disattenzione difensiva di Consorte a dare una ghiotta possibilità ai rossoblù, ma Pedalino si fa ingolosire dalla posizione, ma la conclusione finisce distante dallo specchio della porta. Lo stesso numero 9 poi si rammarica con se stesso per l'occasione sprecata. Il Chieti non si fa schiacciare e minuto dopo minuto inizia a farsi vedere dalle parti di De Luca, bravo a non farsi sorprendere da una conclusione preparata in bello stile da Fabrizi. I padroni di casa non riescono a trovare lo spunto giusto negli ultimi 20 metri, allora il Chieti prova ad approfittarne lanciando in campo aperto Franklin Akamadu, bravo in questa occasione capitan Salvatore a mettere una pezza decisiva, ma dal corner che ne scaturisce il Nereto deve arrendersi proprio ad Akamadu, bravo a svettare più in alto di tutti in area di rigore e a mettere alle spalle di De Luca. Primo gol stagionale per l'ex giocatore di Forlì e campo d'Arsego, che va a festeggiare sotto la tribuna riservata ai circa 100 tifosi arrivati da Chieti. Secondo tempo che riprende con gli stessi 22 in campo e con il Nereto che si rende subito pericoloso dagli sviluppi di un calcio di punizione ben calciato da Cipriani, ma la sfera esce fuori per questione di centimetri. Seconda frazione di gioco che gode di migliore vivacità rispetto ai primi 45 minuti, con le due compagini che si allungano molto e ne prova ad approfittare subito il Chieti con Fabrizio, il quale tenta la giocata in area, ma De Luca risponde presente. Al 23esimo però arriva il raddoppio nero-verde e Akamadu, che dai 25 metri non ci pensa due volte, scaraventa un bolide che si insacca alle spalle di De Luca. La gara sostanzialmente termina qui con il Nereto incapace di reagire e con mister Senigalliesi che dovrà lavorare in settimana per apportare alcuni miglioramenti, soprattutto nella fase della finalizzazione. Sì, e questo, abbiamo affrontato una squadra forte, una squadra muscolare, fisica. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, abbiamo giocato secondo me alla pari. Aggiungo come era successo a Porto d'Ascoli. Sì, secondo me sì, con più equilibrio probabilmente, però poi la partita si è spezzata con la palla inattiva e a quel punto chiaramente è diventato tutto un pochino più complesso. Siamo ripartiti bene anche nel secondo tempo, poi nel momento in cui tentavamo comunque di spingere per cercare di recuperare è venuto un Eurogol e sai, con il caldo la prima partita un pochino ti toglie energie, però la squadra ha lottato, si è impegnata, ha fatto tutto quello che poteva per cercare di non soccombere, andrà meglio la prossima. Il Nereto paga forse l'arrivo un po' così spezzettato di alcuni giocatori che devono trovare ancora la condizione? Nel secondo tempo un pochino si è vista, sì. Non so se può essere e possiamo essere d'accordo, il Nereto bene, fase difensiva e poi fino alla tre quarti in fase offensiva, poi lì davanti negli ultimi 20 metri deve trovare quello spunto vincente. Siamo mancati un pochino nella zona della rifinitura e nella zona della finalizzazione, perché le occasioni, i presupposti per delle situazioni pericolose le abbiamo create. Mister, poi sorridere viene anche più facile, l'abbiamo visto nel momento della sostituzione quando si ha un giocatore lì davanti come Akamadu. Sì, ma Frank ha fatto un lavoro in questi 45 giorni molto importante, perché lui comunque è un ragazzo che vuole provare a ripartire, a fare il calciatore, ha trovato nella piazza di Chieti, spero, il suo rilancio. È chiaro che deve mantenere i piedi per terra, altrimenti si siede in panchina subito. Non c'era lei due anni fa, ma abbiamo visto un Chieti che ha approcciato la Serie D, la quarta serie, con una mentalità totalmente diversa. Ma questo è un gruppo vincente, quindi è un gruppo che si è portato dietro una mentalità da questo torneo che noi abbiamo fatto in eccellenza l'anno scorso. Sono rimasti i 13 ragazzi del gruppo dell'anno scorso e oggi voglio anche ringraziare tutti quelli che c'erano, che adesso non ci sono, perché poi il calcio è fatto anche di scelte, ma se noi stiamo qui è grazie anche ai ragazzi che non ci sono più e hanno trasferito la mentalità a chi è rimasto e poi a chi è arrivato, che è stato fondamentale.
Adesso è iniziato un campionato veramente difficile, una quarta serie che non la scopriamo adesso. Quali sono le ambizioni del Chieti? Ma l'ambizione per noi è cercare di vincere la prossima partita, quindi noi non dobbiamo crearci aspettative, non dobbiamo pensare a nulla se non cercare di preparare domenica prossima la partita, perché la prima di campionato di solito è sempre un po' se vinci va bene, se la perdi va bene uguale, perché tanto non succede nulla. Noi l'abbiamo vinta perché ce lo siamo meritato e quindi lo vogliamo dedicare ai tifosi, alla società che ha sofferto l'anno in Serie D, adesso si è presa una piccola rivincita, però testa e gambe a domenica prossima perché è fondamentale.